Io sono Vivan Antonio e anni 90 mi sono fermato in agricoltura. E quando Michele è tornato da militare era in vendita questa azienda qui. Zone molto calde, notti e mattine. Io ho detto che poteva essere una cosa interessante. Ci siamo incontrati poco prima che mi laureassi. La settimana dopo la laurea ero già a dargli una mano. Il mio contributo nell'azienda è cominciato da subito. Io sono più brava con il computer, a mettere dentro dati, a sistemare tutte le schede che ovviamente loro devono compilare e tenere aggiornate. Beh, un po' di progetti ce li abbiamo, laboratori didattici per i bambini, ma al momento siamo un po' rallentati perché abbiamo messo in cantiere un altro progetto. Eccolo qua, il nostro campione. Quindi potrebbe avere un futuro qui tra le mele. Speranza è quella, dopo è chiaro che la libertà di scelta è tutta sua. Intanto le mangia. Le mele del papà sono più buone. Sono Monica, sono la moglie di Tony Vivan. E devo dire che sono stata la più... ho fatto il tifo per la mia famiglia e sono felice di come sono giunti alla loro azienda e alla loro attività e continuo a sostenerli. Alla fine siamo contenti, insomma.